Diciamo l'AVE è stata concepita non come il solito partito politico, ma è stata concepita come un'aggregazione di tutti questi valori, riformista, cattolico, liberale, democratico. Tutti nella convinzione che va cambiato qualcosa nel proposto alla gente, vanno scritte delle nuove condivisioni politiche, dei nuovi progetti, perché la gente lo percepisce che la politica, il bipolarismo degli ultimi 20 anni non ha accolto i consensi di tutti. Se attualmente forse il partito maggioritario è quello dell'astensionismo, probabilmente una parte diciamo di noi non è adeguatamente rappresentata. L'Alleanza per l'Italia forse alla presunzione di voler rappresentare una parte che fino adesso non è rappresentata o che prima era rappresentata, però non si sente con questo bipolarismo adeguatamente rappresentata. Tutte queste cose l'Alleanza per l'Italia l'ha iniziata nel 2009 attraverso i congressi di Parma, di Napoli, si è dato un codice etico e si è dato un percorso. Io ho partecipato alle elezioni regionali e lì abbiamo fatto una lista dove c'erano due o tre politici, diciamo, della centro-sinistra. Il resto eravamo una base che partiva dai diversi stati sociali proprio per dare questa rappresentatività. Ma non è stata fatta per riempire quelle liste. Tutte quelle persone stanno a condividere il progetto dell'AMI. Stanno ogni giorno, anche se non sono rappresentate dai media perché non abbiamo le risorse economiche che hanno i grossi partiti, stanno a condividere quello che è il progetto. E anche qui, da sole, c'è un gruppo di noi che si sta prodigando perché questi valori possono uscire. Naturalmente noi siamo rappresentati da Enzo, da Luisa, rispetto alle qualità morali che dicevo, rispetto al nuovo corso della politica, rispetto a darsi da fare per condividere, per dare una svolta a quello che è il soddisfacimento del bene comune, dei bisogni dei cittadini che ne fanno richiesta. Ora, l'AVI come si inserisce questa volta? Diciamo che l'AVI fin dall'inizio si è voluta inserire in un'ottica, nel cosiddetto polo di centro, nel terzo polo, nel primo polo. Però a livello nazionale diciamo che si è proprio cercato di il primo sentore diciamo, di questa nuova esigenza della politica è stata l'Alleanza per l'Italia nel 2009. Adesso è forse ancora più attuale. Questo polo liberale, popolare, riformista, diciamo che a livello nazionale si sta quasi consolidando, si stanno facendo dei percorsi per arrivarci. Questo però non vuol dire che nelle realtà locali non si debba fare delle riflessioni diverse. Rispetto a dei valori che vi ho detto, credo che noi sul territorio non prescindiamo dal fatto che la nostra identità deve essere. Ecco, il nostro tempo per cui ci stiamo strutturando è quello di creare questi valori, questa nostra identità a livello locale. E da questo qualsiasi, noi siamo aperti a tutte le iniziative, a tutte le discussioni, però non devono prescindere da questi valori. E quindi è da qui che noi partiamo a livello locale. Però lasciatemi dire una cosa rispetto alla situazione diciamo, della nostra città, poi è la cosa che più ci sta a cuore, per cui siamo qua. Oggi noi credo che dobbiamo stare attenti che questo corso di amministrazione così scellerato possa portare dei danni irreparabili per la città, per il futuro. Anche vedendo anche più in là, diciamo, si parla di federalismo, molti non sanno neanche cosa si tratta. Il federalismo porterà una ventata nuova, probabilmente si farà, forse si farà più in là. Però la città si deve preparare a questa soluzione, perché il federalismo porterà
a far sì che il proprio territorio debba garantire delle entrate per poter assolvere quelli che sono i bisogni della popolazione. Se non ci prepariamo adeguatamente non possiamo arrivare a questa punta. Voglio solo, mi sono portato il libricino che il sindaco ha fatto, solo per fare una piccola riflessione, perché legge un passo che forse dà il senso della cosa. Vi leggo un periodo di due righe proprio per estrapolato, per fare una riflessione su questo. Il sindaco dice: aspetto fiducioso il vostro parere, i consigli che vorrete darmi, perché solo così saprò realmente cosa desiderate vedere realizzato per rendere migliore la nostra città. Ora, quando ho letto questa frase, mi lascia, se ci rifletto sopra, mi lascia intendere una città dove tutto viene dato ai cittadini, dove tutti i bisogni vengono soddisfatti, e il sindaco si chiede: cosa desiderate di più? Che io ve lo vi accontento. Io penso che queste siano parole sincere, perché lui non sa cosa la cittadina ha bisogno. Effettivamente lui pensa che glielo dobbiamo dire noi, perché nessuno sa cosa ha bisogno da solo. E questa è la sintesi di quello che sta avvenendo in città. Quindi chiudo perché scusa, se c'è anche lo spiego, diamo più spazio agli interventi.